Salve a tutti e benvenuti al 4+. Oggi parliamo di Versus, la nostra nuova rubrica, in cui prenderemo due giochi abbastanza simili tra loro, diciamo con tendenzialmente lo stesso spirito di gioco, la stessa tematica di gioco, e li metteremo a confronto, mettendo una persona che prende le parti di un gioco e l'altra ovviamente prende parti dell'altro gioco. Oggi siamo a vedere Blood Bowl e Guild Ball, due giochi incentrati sullo sport. Da questa parte abbiamo Massi a favore di Blood Bowl, da questa parte abbiamo Piddu a favore di Guild Ball. Va bene, iniziamo subito chiedendo a Massi. Massi, che cos'è Blood Bowl? Blood Bowl è un gioco della Games Workshop ed esiste già da una ventina d'anni ed è ambientato nel mondo fantasy giocando il football americano. Sì, hanno fantasy voluto... di Games Workshop. Sì, mondo fantasy di Games Workshop, e hanno voluto riprendere lo stile di gioco del football americano e renderlo un pochino più satirico, più simpatico, certo. Mettere più in risalto la violenza. La violenza proprio del football americano, esatto. È un gioco comunque di posizionamento, no? È un gioco di posizionamento e c'è la dinamica del dado che rende più interessante, più sì, un po' più di casualità nel più gioco. Casualità nel gioco. Invece chiediamo al suo concorrente in gara, Guild Ball, che cos'è Guild Ball? Sentiamo un po'. Guild Ball si parla di un gioco in cui è protagonista il calcio, più o meno, vagamente, in cui ci sono praticamente delle caste sociali all'interno di una città che si contendono il migliore squadra della città. E quindi vediamo i birrai come i costruttori, i muratori, cose del genere. Sì, caste sociali appunto. Che giocano a calcio praticamente. Certo. Quindi è un'ambientazione più, diciamo, umana rispetto a Blood Bowl. Sì, sono umani. Certo, però si differenziano molto bene in classi sociali e questo forse è un punto di forza. Bene, passiamo alle domande più specifiche. Allora, Blood Bowl è un gioco più statico, ambientato sui quadretti, quindi le pedine si muoveranno solamente sui quadretti, mentre Guild Ball è un gioco un pochino più libero su questo punto di vista, è ambientato sui pollici. Vediamo un po' i pro e i contro di questa cosa. Meglio pollici o quadretti? Meglio i quadretti, senza alcun dubbio. Certo, no, mi pare proprio. Ma sentiamo, perché meglio i quadretti? Meglio i quadretti per il semplice fatto per chi vuole giocare in un modo più sicuro e non sbagliare, diciamo, i posizionamenti, almeno può ponderare meglio la sua scelta e sono solo quelli i posti dove può metterli, visto certo. Un gioco di posizionamento. Esatto, un gioco di posizionamento, quindi è più semplice. È più molto più immediato. Semplice e per i giocatori che non vogliono scervellarsi troppo non stanno a pensare... a ponderare tantissimo sul fatto di come posizionare ovviamente, le miniature. Ovviamente. Bene, mi sembra una buona motivazione. E invece da questa parte perché meglio i pollici? Ma i pollici prima di tutto hai una libertà di movimento infinita in confronto ai quadretti, certo. Puoi andare dove ti pare. Sì, sì, e quindi no. Per forza, cioè non c'è paragone. Sì. Pollice è sempre meglio. Più libertà, più strategie, immagino. Sì, anche. Molto. Certo, ovviamente, anche questa mi sembra un'argomentazione molto valida. Passiamo adesso alla seconda domanda. Le miniature. Ecco, qui abbiamo una piccola differenza. Quali sono, secondo voi, le miniature più belle e perché sono più belle le miniature del vostro gioco? Allora, partiamo dal presupposto che in Guild Ball hai una squadra formata da pochi pezzi in confronto a Blood Bowl, certo. E quindi la miniatura ha una sua importanza. Beh, quindi la miniatura è unica e hai... cioè... è fatta per essere quella. Sì, esatto, quindi ogni miniatura, anche se hai meno miniature all'interno di una partita, quindi quanti sono 6, 7, 6. Ogni miniatura è diversa dalle altre e ogni giocatore sarà diverso da tutti gli altri. Ok, questa mi sembra una buona motivazione. Ma per andare contro l'ideologia dell'estetica di Piddu sui modelli, certo. Io ritengo che siano migliori i modelli di Blood Bowl. Forse gli do ragione sui vecchi perché io sono giovane, non mi sono piaciuti quelli 20 anni fa. Ora che è uscita la seconda ristampa sono uscite solo 4 sì, squadre, sono più pimpanti, sono più, certo. Più belle che da vedere, certo. Sono di impatto con questa nuova ristampa si sono rifatte nuovi modelli GV che ormai tutti sappiamo essere tra i migliori in commercio, diciamo. Ovviamente. Bene, mi sembra una motivazione anche questa, andremo a constatare più tardi. Regolamento, terza domanda. Secondo voi,
perché il vostro gioco, quello che avete scelto, ha il regolamento migliore, quindi perché è il gioco migliore. Perché? Perché ci sono molte regole, è vero, ma non sono così complicate quanto sembrano, perché io leggendo il regolamento mi c'è voluto solo una volta e ho capito le dinamiche di quell'azione che viene spiegata, certo, nel regolamento. Una partita entri già dentro il gioco. Esatto, entro già nel gioco, poi uno quando lo impara anche a memoria, se lo vuole insegnare un altro ci mette una ventina di minuti a insegnargli, cioè, le regole. Come dicevamo prima, forse la strategia di usare i quadretti al contrario dei pollici semplifica anche il gioco e quindi permette di impararlo più alla svelta. Ma ovviamente, certo, ragazzi. Certo, cioè... Quindi invece da questa parte... Perché il regolamento di Guild Ball è migliore di quello di Blood Bowl? Effettivamente quello di Blood Bowl è molto più facile da imparare, certo, però quello di Guild Ball è molto più completo, ma senza dubbi, perché puoi fare infinità di cose che in confronto a Blood Bowl non puoi fare. Certo. E soprattutto la cosa che io trovo perfetta in Guild Ball è il turno un personaggio mio, un personaggio tuo, un personaggio mio, e quindi si crea un gocciolino più di, cioè più tattica. Devi pensarci un pochino di più, perché non fai tutta la sua squadra e poi c'è quell'altro che muove tutta la sua squadra, che anche quelle, cioè, sono due tattiche completamente diverse, è un proprio un modo di giocare completamente differente. Di gioco, sì, ovviamente. Quindi a te piace più avere un po' più di dinamica nel gioco più che staticità, nel senso io gioco tutto il mio turno e te giochi tutto il tuo turno. Assolutamente. Certo, mi pare una buona motivazione. E soprattutto non perdi il turno se sbagli un dado. E questa è una cosa... Questa è una regola fondamentale di Blood Bowl che dice che sbagliando un dado, come saprete ovviamente, sbagliando un dado si passa il turno all'avversario. Ovviamente ci sono persone che lo trovano molto più realistico, molto più simile al football americano, mentre persone che appunto non ne vedono il senso. Non c'è un tavolo, via. Però sono idee e punti di vista. Bene, ora voglio parlare un po' io dei due giochi, e in particolare delle case produttrici, perché sono molto diversi, essendo giochi comunque abbastanza, diciamo, simili, nel senso del tipologia, cioè giochi sportivi. Però le case produttrici sono molto diverse, perché partiamo da Blood Bowl. Blood Bowl è stato fatto dalla Games Workshop. Games Workshop, ovviamente tutti noi che abbiamo giocato almeno una volta a giochi da tavolo l'abbiamo sentito dire. Games Workshop, diciamo, è il magnate del gioco di miniature per eccellenza. Porca miseria. Più di 40 anni di attività questa casa ha avuto alti e bassi, ovviamente. Ci sono stati periodi in cui nessuno si poteva permettere le sue miniature, periodi in cui invece sono andati un po' a ribasso. Questo forse un po' più... il passato è un po' più oggigiorno, però comunque è una grande casa che ha avuto sempre un grande successo e ci ha sfornato sempre giochi che più o meno erano sempre buoni. Mentre la casa di produzione Guild Ball, la Steamforged, è una casa nuova, fresca, sono giovanissimi, infatti Guild Ball è il loro primo gioco, secondo gioco. Quando è stato fatto Guild Ball ha fatto un così grande successo che la casa, essendo una piccola casa, non grande quanto ovviamente Games Workshop, non sono riusciti a mantenere tutti gli ordini che erano stati fatti delle miniature. Quindi hanno dovuto stoppare un attimo la produzione, finire tutti gli ordini e poi rimandarli a chi li aveva ordinati. Questo perché appunto non si aspettavano un così grande successo, quindi questo significa che il gioco comunque è bello. Ovviamente anche Blood Bowl ha venduto tanto, però... essendo grande la Games Workshop sono riusciti a rimanere sugli stessi livelli. Questo gioco ha fatto il boom, ha fatto proprio il boom, tanti ci stanno giocando, tanti ne parlano. Bene, abbiamo parlato abbastanza delle case produttrici, che appunto abbiamo detto sono molto diverse. Adesso voglio lasciare un po' di spazio ai nostri due contendenti per parlare un po' di cose, aspetti che non ho chiesto, alcune cose a cui tengono. Prego, Massi. Ci sarebbero tante di quelle cose da dirti su questo gioco che... Mi passano di mente, proprio sono veramente tante. Sì, parla, pollici, così, va a usare i pollicini per spostare gli uomini, vai. Sì, piglia questi. Non c'avevi bisogno dei quadratini, perché non riuscivo. A me mi basta fare questo, a te ti serve il pollicione a fa così, piccino, mamma mia. Se sei troppo scemi non ci arrivare e... vi ritrovavo un gioco del genere. Guarda, Ciccio, fra un pochino è meglio giocare su Bute, vai, vado a parte, vai. E la tua azienda. Vai già a scacchi. Vedo che la discussione continua a essere molto animata qui tra i nostri due contendenti. Essendo giochi sportivi, loro oggi sono sempre molto in vena.
E quindi voglio chiedere a voi, del popolo di YouTube che ci seguite, i nostri seguaci, secondo voi quale è il gioco migliore e perché? Scrivetecelo nei commenti e rispondete pure anche alle domande che ho fatto a loro, o se avete qualche altra domanda, e fatecelo sapere. Mettete inoltre hashtag Bloodball o hashtag Guild Ball in base al gioco che preferite e scrivetecelo qui nei commenti. Questa era la nostra prima puntata di Versus. Ci è venuta in mente perché appunto questi due giochi sono molto simili sullo stesso argomento e appunto tra di noi è vero, c'è questa controbattita, chi preferisce un gioco e chi preferisce l'altro. Sì, in verità difendo solo io Guild Ball e vabbè. Vabbè. Comunque non è questo l'importante, l'importante è che questa nuova tipologia ci è piaciuta così tanto che vorremmo portarla con altri giochi che siano meccaniche simili, che siano ambientazioni simili, che siano giochi fatti dalla stessa persona, dalla stessa casa produttrice. Fateci sapere nei commenti due giochi che vorreste vedere a confronto e due di noi si schiereranno uno da una parte e uno dell'altra e cercheranno di dare i pregi dell'uno e i difetti dell'altro, come abbiamo fatto oggi in questo video. Diteci inoltre se vi è piaciuto e ovviamente ricordatevi di commentare con hashtag Guild Ball, hashtag Blood Bowl, quello che preferite. Scriveteci tutto questo nei commenti, mettete mi piace e condividete questo video. Ciao a tutti!